Benvenuti a un nuovo e coinvolgente video che vi lascerà pieni di ispirazione e determinazione. Oggi, voglio condividere con voi un potente discorso motivazionale che vi aiuterà a credere in voi stessi e a perseguire i vostri sogni con passione. Ma prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore: iscrivetevi al nostro canale e lasciate un like a questo video. Il vostro supporto ci aiuta a crescere e a condividere più contenuti motivazionali come questo. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo con il discorso che vi cambierà la vita. Oggi sono qui per condividere con voi un messaggio importante, un messaggio che spero vi riempirà di energia e determinazione. Voglio parlarvi della forza incredibile che risiede dentro di noi, la forza di credere in noi stessi. Come ha detto una volta il grande Albert Einstein, la mente è come un paracadute, funziona solo se è aperta. Questa citazione ci ricorda che dobbiamo aprire la nostra mente alle possibilità infinite che ci circondano. Non dobbiamo limitarci da preconcetti o dubbi su noi stessi. Dobbiamo credere che siamo capaci di raggiungere grandi cose. Intraprendere un viaggio verso il successo non è mai facile. Ci saranno sfide, ostacoli e momenti in cui sembrerà che il mondo stia cercando di trascinarci giù. Ma ricordate le parole del famoso scrittore Henry Ford: quando tutto sembra andare contro di te, ricorda che l'aereo decolla contro il vento, non con il vento. Questa citazione ci insegna che le sfide possono essere l'opportunità per noi di crescere e di dimostrare la nostra forza. La passione è un altro elemento chiave del successo. Come disse Vincent Van Gogh, non posso cambiare il fatto che sono impotente davanti al mio lavoro, o che la mia passione sia il mio lavoro. La passione è ciò che ci spinge a perseverare, a lavorare sodo e a superare ogni ostacolo sul nostro cammino. Non lasciate mai che la passione si spenga dentro di voi. Credere in se stessi è l'inizio di ogni grande impresa. Come affermava il filosofo Ralph Waldo Emerson, fidati te stesso, ogni cuore vibra a propria musica. Ognuno di noi ha un potenziale unico e una voce interiore che ci guida. Ascoltate quella voce, seguite i vostri sogni e credete che potete realizzarli. Oggi, vi invito a abbracciare la vostra forza interiore, a coltivare la vostra passione e a credere in voi stessi con tutto il cuore. Non c'è limite a ciò che possiamo realizzare quando crediamo in noi stessi e agiamo con determinazione. Non aspettate, cominciate ora il vostro viaggio verso il successo, e ricordate sempre le parole di Mahatma Gandhi: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Certamente, continuiamo con il nostro discorso motivazionale. Oggi voglio che mettiate da parte ogni dubbio, ogni paura e ogni incertezza. Voglio che vi concentriate su ciò che potete realizzare, piuttosto che su ciò che vi trattiene. Perché, come affermava Martin Luther King Jr., la paura ci tiene prigionieri, la speranza ci può liberare. Rompete le catene della paura, liberate la vostra speranza e cominciate a credere veramente in voi stessi. Non dimenticate mai che la vita è un'opportunità incredibile. Come diceva Eleanor Roosevelt, la vita è ciò che succede quando stai facendo altri piani. Non possiamo prevedere ogni ostacolo o deviazione che incontreremo lungo il percorso, ma possiamo controllare come reagiamo ad essi. La flessibilità e la resilienza sono armi potenti nella nostra lotta per il successo. Mi piace ricordarvi anche le parole del grande Leonardo da Vinci, che ha detto: dove regna l'amore, non c'è volontà di potenza e dove prevale la volontà di potenza, manca l'amore. L'amore per ciò che facciamo e per chi siamo è ciò che ci darà la forza di superare ogni ostacolo. L'amore per il nostro cammino e per i nostri obiettivi ci guiderà attraverso le sfide più difficili. Il viaggio della vita è un'opera d'arte che dipingiamo con le nostre azioni, le nostre scelte e la nostra determinazione. Non siate mai timidi nel colorare questa tela con i vostri sogni più audaci. Come disse Walt Disney, se puoi sognarlo, puoi farlo. Non esistono limiti a ciò che possiamo realizzare quando ci crediamo davvero. Nel corso della storia, abbiamo visto uomini e donne comuni compiere gesta straordinarie semplicemente credendo in se stessi e nelle loro passioni. Oggi, vi invito a unirvi a questo gruppo di individui audaci,
a credere in voi stessi con tutto il cuore e a trasformare i vostri sogni in realtà. Vorrei concludere con una citazione di uno dei miei autori preferiti, Paulo Coelho. Quando desideri qualcosa, tutto l'universo cospira affinché tu realizzi il tuo desiderio. Quindi, cari amici, desiderate con tutto il cuore, credete in voi stessi e vedrete l'universo lavorare a vostro favore. La vita è un'opportunità straordinaria, e voi siete i capitani delle vostre navi, pronti a solcare i mari dell'avventura e del successo. Non permettete mai che la paura vi paralizzi, perché come disse Nelson Mandela, ho imparato che il coraggio non è l'assenza di paura, ma la capacità di vincere quella paura. Abbiate il coraggio di affrontare le vostre paure, perché è lì che si nascondono le vostre più grandi conquiste. E come diceva il grande Steve Jobs, il vostro lavoro occuperà una grande parte della vostra vita, e l'unico modo per essere davvero soddisfatti è fare ciò che ritenete un grande lavoro. Trovate la vostra passione e trasformatela in lavoro. Quando amate ciò che fate, non sembrerà mai un peso, ma piuttosto un'opportunità straordinaria per crescere e realizzarvi. Ricordate sempre che il percorso verso il successo può essere tortuoso, ma è attraverso le sfide che cresciamo e prosperiamo. Come diceva Winston Churchill, il successo è andare da un fallimento all'altro senza perdere entusiasmo. Non permettete ai fallimenti temporanei di farvi desistere. Ogni passo indietro è un trampolino per balzare avanti più alto di prima. La determinazione è la chiave del successo. Come disse Calvin Coolidge, la persistenza è il segreto. Non si può battere chi non si arrende mai. Siate persistenti nei vostri sforzi, perché è attraverso la costanza che raggiungerete i vostri obiettivi. Ogni giorno è un nuovo inizio, una nuova possibilità per credere in voi stessi e perseguire i vostri sogni. Vi lascio con le parole di William Ernest Stanley: sono il padrone del mio destino, sono il capitano della mia anima. Siate i capitani delle vostre anime, prendete il controllo della vostra vita e credete in voi stessi con tutto il cuore. Non dimenticate mai che siete unici, pieni di potenziale e capacità straordinarie. Il mondo ha bisogno di voi e delle vostre idee, delle vostre passioni e delle vostre azioni. Ogni giorno è un'opportunità per fare la differenza. Grazie per avermi ascoltato, e che questa passione, questa determinazione e questa fede in voi stessi vi guidino lungo il vostro cammino verso il successo. Andate avanti e cambiate il mondo con la vostra fiducia in voi stessi. E con queste parole di ispirazione, chiudiamo questo video. Spero che le parole che avete ascoltato vi abbiano riempito di determinazione e fiducia in voi stessi. Ricordate, il successo è alla portata di tutti coloro che credono in se stessi e agiscono con passione. Prima di concludere, vi chiedo un ultimo favore: se questo video vi ha ispirato e reso determinati, vi prego di sostenere il nostro canale. Iscrivetevi per rimanere aggiornati sui nostri futuri contenuti motivazionali. Lasciate un like se avete apprezzato questo video, condividetelo con chiunque crediate possa trarne beneficio, e lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni e riflessioni. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a continuare a diffondere messaggi positivi e motivazionali. Grazie ancora per averci seguito e per essere parte di questa comunità dedicata alla crescita personale e al successo. Continuate a credere in voi stessi e a perseguire i vostri sogni con passione. Insieme, possiamo raggiungere grandi traguardi. A presto, e ricordate, il vostro potenziale è illimitato.